Buongiorno a tutti. Siamo al nostro terzo webinar e questo pomeriggio siamo con degli studiosi importanti, interessanti, diversi fra loro, che lavorano in istituzioni diverse, che però credo riusciranno a dare un punto di vista complesso, al di qua e al di là dell'oceano, perché tre amici hanno ruoli importanti in istituzioni americane. Giovanna Borasi, che da gennaio è la direttrice del Canadian Center for Architecture di Montreal. Xavier Salomon, che è il chief curator. E Davide Gasparotto, che è il Senior Curator of Paintings, ho visto Head of Paintings, mi piace molto Davide come titolo, al Getty Museum di Los Angeles. Con noi però, con me, da questa parte dell'Atlantico, insieme, c'è anche però Christian Greco, il direttore del Museo Egizio di Torino. Parlando di ricerca nei musei, non poteva mancare il Museo Italiano, che sulla ricerca ha fondato il suo fare, quindi non poteva non esserci con noi Christian. E quattro musei molto diversi fra loro. L'Egizio è il più antico, fondato nel 1824. Christian è direttore dal 2014, dopo una carriera svolta in Olanda e in Italia, una prima laurea in Italia, poi un dottorato tra Leiden e l'Italia, e poi la carriera in Olanda e poi il vittorioso concorso italiano. La FRIC è fondata nel 1935, Xavier ne è il chief curator dal 2014. Il Getty, fondato nel 74, Xavier arriva alla FRIC dopo una carriera brillante in musei importanti inglesi come Dalí Collection a Londra, la National Gallery a Londra e poi il Metropolitan a New York. Davide invece arriva al Getty 6 anni fa, giusto Davide? Sì, nel 14, dopo essere stato per 2 anni direttore a Modena, alle Gallerie Estense. Quindi si tratta di persone che hanno la loro posizione da anni. Il Getty nel 74, e quindi Giovanna con il CCA rappresenta l'istituzione in un certo senso più giovane. Un'istituzione fondata, dedicata all'architettura, fondata dalla mecenate, architetto e mecenate, donna fantastica, Phyllis Lambert, leone d'oro della Biennale Architettura alla carriera qualche anno fa, la donna che ha costruito, che ha commissionato a Miss Van der Rohe il Seagram Building, vale a dire uno dei simboli dell'architettura del Novecento, un palazzo in bronzo che traduce nelle strutture metalliche la logica europea degli ordini per il nuovo secolo e per il nuovo mondo. Quindi un edificio per noi architetti simbolo. E Phyllis Lambert segue la costruzione su incarico del padre e poi decide di di lavorare nell'architettura, creando nel 79, quindi mi sono accorto solo oggi, prendendo qualche appunto, 5 anni dopo la fondazione del Getty, che qualcosa avrà voluto, sarà stato come modello sicuramente, questo centro di ricerca. Io vorrei cominciare proprio con Giovanna e con Davide. E però prima vorrei dire che l'idea che è venuta a me e a Francesco Marcorin, che è il curatore del Palladium Museum, che è il deuteragonista di tutti questi webinar sin dall'inizio e anche qualcosa di più, diciamo, perché senza di lui probabilmente non li avremmo fatti, ma quello che mi aveva colpito è che alla riapertura di molti musei italiani, non tutti, Christian qui a testimoniarlo,
ho sentito parlare moltissimo di abbiamo Michelangelo, abbiamo Raffaello, cioè i musei quasi come boutique in cui l'importanza è avere la griffa, avere la firma. Però pochissimi parlavano nella riapertura dei musei di ricerca, cioè di che cosa il museo fa, non solo conserva, cosa fa, in che modo è, come dire, può essere significativo per la società, e penso che mai in un momento come questo l'impatto e il ruolo del museo all'interno di una comunità sia uno dei temi da cui non possiamo scappare. Quindi vorrei chiedere intanto a Giovanna se ci può dire in due parole che cos'è il Canadian Center for Architecture e in che modo la ricerca nel loro caso è il motore. Grazie Guido e grazie a tutti voi per essere qua oggi e per mettere insieme queste diverse istituzioni che credo abbiano tutte effettivamente la dimensione di ricerca non solo come una parte del museo, ma proprio come strutturante del lavoro che facciamo. SCA effettivamente dal momento in cui è stato fondato e anche lo si vede nella costruzione dell'edificio, le diverse componenti che sono la collezione, lo spazio dedicato alla ricerca della collezione e allo spazio museale, diciamo quindi curatoriale, vorrei dire quasi sono equipollenti, anzi quasi lo spazio museale è più piccolo rispetto allo spazio dedicato alla ricerca. Effettivamente la ricerca è il motore fondamentale per il CCA, per tutte le attività che conduciamo. Ed è anche, come dire, la linea guida della costruzione della collezione. Non dico che non abbiamo dei pezzi meravigliosi che sono interessanti esporre dal punto di vista estetico, ma l'acquisizione delle diverse componenti della nostra collezione è sempre fatta rispetto all'idea di ricerca, di come questo materiale può essere utilizzato da studiosi, architetti, studenti di architettura o chiunque sia interessato a delle questioni dove l'architettura o l'urbanistica entra in campo, di utilizzare questi materiali per riflettere su il processo che ha portato a costruire questa idea di architettura e continuare a ridiscutere tutte queste questioni. Questo per esempio è molto evidente nella collezione di fotografia, che è molto vasta e che raccoglie 65.000 fotografie, dove molto spesso quello che abbiamo sono album di, a volte anche di turisti o fotografi sconosciuti, ma che era importante collezionare per avere effettivamente, come dire, il punto di vista o la documentazione di un certo evento o un certo edificio. Quindi diciamo la questione tra documento e oggetto nella collezione effettivamente trova sempre questo punto di riferimento nella questione della ricerca. Quindi tendenzialmente per esempio noi non abbiamo fotografie di grande dimensione perché gli studiosi avrebbero poi difficoltà a anche semplicemente fisicamente, come dire, guardare questo materiale, e tendiamo a collezionare non pezzi unici, ma effettivamente un cluster, un gruppo di opere, e molto spesso la questione dell'archivio entra in campo, quindi negli ultimi 15-20 anni abbiamo veramente insistito nell'acquisizione di archivi, perché è proprio tutto questo lavoro di documentazione, ma anche di informazioni relative al momento in cui l'autore dell'archivio o l'autore del progetto ha preso delle decisioni, che diventa fondamentale. Quindi questo si riflette poi anche nella nostra attività curatoriale, dove di fatto la mostra, il libro o abbiamo iniziato adesso a fare dei documentari, sono diciamo un mezzo per trasferire una questione a cui noi siamo interessati, un tema che per noi è importante, e quindi una ricerca che il gruppo curatoriale del CCA conduce intorno a una certa tematica. Quindi la mostra non è mai l'idea di mostrare una serie di oggetti o mostrare una parte della nostra collezione, ma è un modo per veicolare un'idea che è fondata su anni di ricerca, certamente con una posizione dell'istituzione rispetto
alla problematica. Davide, quando il Getty viene fondato nel 74, la struttura che viene pensata qual è? Allora, intanto buonasera a tutti per voi che siete lì in Europa. Dunque, una piccola correzione, giusto per essere precisi, in realtà il Getty Museum ha aperto per la prima volta come un piccolo museo privato nel 1954, quindi esiste di fatto dal 1954. 74 però è una data importante perché è la data, diciamo, di apertura della Getty Villa, quindi questa ricostruzione che è stata anche molto criticata della Villa dei Papiri di Ercolano, che è il museo che J. Paul Getty stesso ha voluto poco prima della sua morte avvenuta nel 76. A quel tempo fu una grande sorpresa che uno degli uomini più ricchi del mondo lasciasse praticamente la sua intera fortuna a questa istituzione, al J. Paul Getty Museum. Ma subito dopo la morte di Getty, i nostri trustees, cioè i nostri consiglieri di amministrazione, quelli che amministrano questa fortuna, hanno impresso un grande cambiamento e una direzione in parte diversa, perché il Getty, e questo appunto lo dico perché è una cosa che magari non è così, così diffusa, spesso è una cosa che devo spiegare, il Getty, noi oggi sentiamo la parola Getty e pensiamo al museo, il Getty però non è semplicemente un museo, è un'istituzione molto più complessa, al di sotto del trust ci stanno 4 programmi, uno dei quali è il museo, a cui si aggiungono poi il Getty Research Institute, il Getty Conservation Institute e la Getty Foundation. Tutti questi 4 programmi lavorano, diciamo, nel settore di quello che chiamiamo la cultural heritage, quindi lo studio delle testimonianze figurative del passato in modi diversi, da un punto di vista più tradizionale della storia dell'arte, dal punto di vista della conservazione e del restauro, dal punto di vista della protezione dei beni e quindi, diciamo, la grande fortuna che Getty ha lasciato è stata convogliata, come dire, in queste diverse istituzioni, dove naturalmente il museo gioca una parte importante. Il museo è comunque un museo giovane, è un museo dove si colleziona ancora attivamente, si acquisisce ancora attivamente. È un museo che ha dei limiti ben precisi nel suo collezionismo, a parte la collezione di fotografie, che è, come dire, il nostro legame con il presente, le collezioni di dipinti, sculture, arti decorative, manoscritti e disegni arrivano fino, grosso modo, alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento. Perché questi erano un po' i settori collezionistici prediletti da Getty, oltre naturalmente alle antichità classiche, alle antichità greco-romane, che rimangono ancora uno dei cuori della collezione, che sono ospitate alla Getty Villa, mentre, come forse alcuni di voi sapranno, tutto il resto del museo oggi è nella grande struttura, nel grande complesso architettonico progettato da Richard Meyer negli anni 90 sulla collina di Brentwood, qui a Los Angeles. Quindi è un'istituzione complessa, è una sorta, quando io venni qui un collega, Keith Christensen del Metropolitan Museum, mi disse: tu vai a lavorare in un istituto che non è solo un museo, è una specie di campus universitario dove ricercatori di tutto il mondo si ritrovano, dove l'aspetto appunto della ricerca in tutti, come dire, intorno alle opere d'arte, in tutte le loro componenti, diciamo così, è un aspetto fondamentale. Per noi curatori del museo, ovviamente la ricerca è centrale, la ricerca sulla collezione, l'acquisizione di nuove opere che possano dare più respiro a questa collezione, il rapporto naturalmente con i nostri colleghi restauratori e con gli scienziati della conservazione è quotidiano e quindi, diciamo, è un, come dire, un aspetto del nostro lavoro. L'altro fondamentale, naturalmente, di cui penso parleremo dopo, è la presentazione, la comunicazione delle collezioni ed è ovviamente l'altra metà fondamentale del nostro lavoro.
Xavier, ma continuando per età, diciamo, è il momento dell'Afrique. Guardando l'Afrique, che è uno scrigno di capolavori assoluti, come dire, uno dall'esterno potrebbe pensare che la ricerca non sia, come dire, centrale, ma poi frequentando il museo ci si accorge della continuità inarrestabile di progetti di ricerca che costantemente producono materiali, libri, mostre. Ci vuoi raccontare un po' l'Afrique da questo punto di vista? Allora, l'Afrique è un museo che è molto diverso dal Getty, ma in alcuni punti molto simile. E anche io devo fare delle correzioni di date, cioè la nostra data di fondazione in realtà è il 1919, che è l'anno in cui Henry Clay Frick, il fondatore, muore. Quindi come il Getty noi siamo un museo fondato da un individuo collezionista che aveva messo insieme un edificio, casa rispetto a Villa dei Papiri, ma con la propria collezione. Apriamo al pubblico nel 1935, è vero. Quello che succede, che è molto importante, fra il 35 e il 19, è che la figlia di Frick, Helen Clay Frick, nel 1922, crea una biblioteca. Quindi prima ancora che la casa è aperta al pubblico come museo, Helen Clay decide di creare un centro di ricerca, effettivamente una biblioteca, la Frick Art Reference Library, che è parte del museo, quindi un po' come il Getty ha queste quattro componenti, noi in realtà ne abbiamo due, ma la biblioteca è una delle biblioteche più importanti di storia dell'arte in America, se non nel mondo, soprattutto per la storia del collezionismo. 80% di quello che noi abbiamo in biblioteca non c'è in nessun'altra biblioteca del mondo, che vuol dire soprattutto cataloghi di mostre, scusate, di aste e vendite annotati, manoscritti, tutta una serie di cose del genere. Quindi per noi la ricerca in realtà è nel cuore dell'istituzione da quando è stata creata. Quindi soprattutto la figlia di Frick aveva questa idea che la storia dell'arte, la storia della ricerca va passo passo con la collezione. È una collezione che è cresciuta, non abbiamo un processo di acquisizioni come quello del Getty ovviamente, però è una collezione che da che è morto Frick è aumentata del doppio di base in quanto ad oggetti, metà della collezione è stata comprata dopo il 1919. La biblioteca cresce invece continuamente, ovviamente come organismo vivo e che respira, e quindi sì, per noi la ricerca è parte fondamentale della costituzione dell'istituzione, quindi un museo che non ha un numero di opere elevatissimo, cioè rispetto al Metropolitan o anche al Getty, i nostri numeri sono abbastanza bassi, soprattutto focalizzati sull'idea di qualità. Però poi anche noi abbiamo dei limiti molto precisi rispetto a di cosa ci occupiamo. Quindi noi siamo cronologicamente bloccati, diciamo, tra il tardo medioevo, quindi insomma, più o meno il 1200-1300, fino ai primi 900, e arte europea. Quindi il Getty ha questa collezione incredibile di antichità, noi non abbiamo nulla precedente al Medioevo, però è una collezione che si sviluppa in materiali diversi, quindi abbiamo, pensano soprattutto il nostro pubblico ai quadri, però abbiamo anche una collezione molto importante di scultura, di arti decorative, mobili, tappeti, ceramiche, porcellane e anche una piccola collezione di disegni, quindi è una collezione che dal punto di vista di arte europea spazia vari ambiti e varie versioni, varie sezioni diverse, diciamo. Ti ringrazio. Spero di non aver sbagliato anche la data dell'Egizio, ma l'avrò fatto senz'altro, visto come mi sta andando al pomeriggio. Prego. No, la data dell'Egizio è andata benissimo, è 1824, e infatti ci stiamo apprestando per festeggiare il bicentenario, però anche l'Egizio ha un secondo momento importantissimo, anzi mi piacerebbe ricordarne un paio. Innanzitutto quello che avviene nel 1832, quando le collezioni universitarie confluiscono nel Regio Museo di Antichità ed Egizio, e questo museo avrà una vita unitaria fino al 1939, quando si decide di nuovo di separare le collezioni e di dare le antichità a quelli che oggi sono i musei reali, facendo una scissione fra le antichità classiche e anche ellenistiche, ma con aspetto classico rispetto a tutto quello che era egizio.
e quindi subiamo questa separazione. Nel contempo però il museo era molto cresciuto a partire dal 1903 grazie all'istituzione della MAI, la missione archeologica italiana in Egitto, condotta da Ernesto Schiaparelli, che arriva alla direzione nel 94, quindi 70 anni dopo la fondazione, e che capisce che la ricerca era il punto di svolta e che il museo egizio, che è il primo museo egizio al mondo, pensate, è molto più antico del museo del Cairo e è più antico delle altre collezioni che aprono in Europa negli anni immediatamente successivi. Nel 70 anni dopo la sua fondazione, il museo egizio stava perdendo lo slancio e la forza che aveva all'interno dell'Europa, perché gli altri paesi europei scavavano, il museo egizio no, e allora Schiaparelli a fine 800 comincia con delle campagne di acquisti e poi a partire dal 1903 parte la missione archeologica italiana che porterà più di 35.000 reperti in museo. E questo ne segna definitivamente anche il futuro della ricerca della nostra collezione, perché la nostra collezione ha tantissimo materiale documentario. Cito solo alcuni siti, ma Deir el-Medina, il villaggio degli artigiani del faraone, con il loro archivio, uno degli archivi amministrativi più importanti che ci siano giunti dall'antichità, e quindi un materiale importantissimo per ricostruire soprattutto la fase del Nuovo Regno dell'Antico Egitto dal 1550 al 1070 avanti Cristo, ma gli scavi poi condotti in siti molto importanti come Jebel Ein, Kaol Kabir, che rendono la nostra collezione unica, perché oltre ad avere dei pezzi che provengono dalle grandi città, dalle capitali dell'Egitto, abbiamo dei pezzi che provengono dalla provincia. Quindi al Museo Egizio abbiamo una cultura materiale che in una diacronia di 5.000 anni fa vedere l'evoluzione della civiltà anche nel suo sviluppo geografico e topografico in tutta Valle del Nilo fino ad arrivare ad Alessandria. E per cui anche per noi la ricerca è fondamentale, ricerca che è declinata in vari ambiti, in primis la ricerca sul campo, quindi ricerca archeologica, con uno scavo attivo, scaviamo la necropoli del Nuovo Regno a Saqqara, quella che è stata la necropoli dei funzionari dell'impero egizio, e noi scaviamo soprattutto tombe risalenti alla 18ª dinastia, e poi da quest'anno anche la collaborazione con l'IFAO, l'Institut Français d'Archéologie Orientale, e di nuovo una missione epigrafica a Deir el-Medina, dove il Museo Egizio torna dopo 100 anni, però la ricerca è anche ricerca sugli archivi, ovviamente, ricerca storico-artistica e ricerca filologica, e abbiamo appena ottenuto il premio di Europa Nostra proprio su quello che stiamo facendo sui papiri, con un progetto importante che si chiama Crossing Boundaries, che ci vede impegnati assieme all'Università di Basilea e di Liegi, oltre che l'Università di Monaco e di Leiden, per studiare questi archivi e per studiare soprattutto la scrittura, lo ieratico normale, e ricomporre documenti così importanti. Anche noi abbiamo una biblioteca viva e vitale che peraltro permette agli studenti e studiosi dell'università di avere le pubblicazioni egittologiche, quindi facciamo un servizio molto grande all'università, e anche noi poi esplicitiamo la ricerca con fellowships. In questo momento abbiamo quattro dottorandi e un postdoc che si specializzano soprattutto nella parte dei papiri, e anche questo è un qualcosa che siamo sempre riusciti a finanziare con i fondi del museo. Prima Davide ha lanciato un elemento che è molto importante. Quando parliamo di la ricerca come motore del museo, il motore della ricerca, in realtà quello che è importante è che nessuno di noi, almeno nessuno di noi cinque, pensa che la ricerca sia solamente la ricerca super specialistica, quella diciamo filologica sulle opere, quella delle indagini scientifiche. Per tutti noi è altrettanto importante proprio il tema del come raccontare questa ricerca, e come
la performance del museo, come si misura, no? Qual è, in che modo riusciamo a trasferire fuori dal cerchio degli specialisti quello che succede in un museo? Vuoi cominciare tu, Davide, a parlare di questo? Sì, volentieri. Come giustamente ricordavi tu e come naturalmente ricordava anche Christian, una parte fondamentale del lavoro di noi curatori museali è un po', come dire, un lavoro più sotterraneo, comunque è un lavoro appunto di ricerca filologica, un lavoro nel nostro caso per esempio molto sulla storia delle provenienze. Al Getty esiste questo centro molto importante, il Getty Provenance Index, che è una sorta di centro di ricerca nel centro di ricerca che si occupa appunto di studiare le provenienze delle opere, eccetera. Molta ricerca viene condotta in collaborazione con i nostri restauratori e gli scienziati della conservazione sulle opere, sulle caratteristiche materiali. Tutto ciò però poi naturalmente deve trovare uno sbocco nella comunicazione con il nostro pubblico. Questo sbocco è soprattutto curato dai curatori stessi, quindi dagli storici dell'arte specializzati nei vari settori, nel nostro caso molto spesso quasi sempre in collaborazione con il nostro dipartimento di education, che ha al suo interno un dipartimento che si chiama Interpretive Content and Media, quindi un dipartimento che si occupa specificamente di come si può comunicare a pubblici diversi i contenuti della collezione. E naturalmente poi questo si attua anche con programmi pubblici, non solo le tradizionali conferenze, ma anche panels di discussione, eccetera. Quindi diciamo c'è un modo di comunicare la collezione che va dal cartellino sull'opera al video, alla presentazione online, al Facebook live broadcast, all'organizzazione di panels e di conferenze che servono tutte, come dire, per comunicare la collezione. Naturalmente ci sono poi le mostre, che sono per noi un aspetto fondamentale, perché qui non abbiamo la ricchezza culturale, la stratificazione del patrimonio, la presenza di patrimonio che c'è in Europa o soprattutto in Italia, quindi i musei di Los Angeles sono un po', come dire, delle cattedrali nel deserto, dico a volte, sono delle entità che si incuneano nel territorio, ma in un territorio dove la storia, come dire, non va più indietro del 1880 più o meno, nella città di Los Angeles. Quindi è molto importante capire questo quando si è qui a Los Angeles, capire qual è il ruolo del museo e l'importanza che per noi le mostre, per esempio, hanno per dare un contesto, per offrire un contesto ad aspetti della nostra collezione. Quasi sempre le nostre mostre nascono da un oggetto della collezione e ambiscono, come dire, attivano in qualche modo un oggetto, attivano la collezione permanente in un modo speciale, in un modo particolare. Proprio pochi mesi fa, mi piace raccontarvi questo, perché pochi mesi fa abbiamo organizzato, anzi il nostro dipartimento exhibition ha organizzato un bellissimo ritiro, un retreat, come dicono qui, in cui tutti noi curatori per un giorno intero abbiamo discusso, di quali devono essere le caratteristiche di una mostra del Getty, in qualche modo, e in qualche modo potremmo dire quali dovrebbero essere in generale le caratteristiche di una mostra, che cosa fa il successo di una mostra, perché appunto tendenzialmente si tende a dire che il successo è il successo di pubblico, il successo numerico, però il successo numerico non deve assolutamente essere considerato come l'unico metro di misura del successo di una mostra, ma per noi è molto importante cercare di misurare quello che qui si chiama il public engagement, cioè
quanto la mostra susciti un dialogo con il nostro pubblico, quanto la mostra susciti delle reazioni con il nostro pubblico. Naturalmente la mostra deve essere fondata su ricerca, deve essere fondata sulla conoscenza, sull'expertise, ma questo expertise deve trovare, come dire, un modo di comunicare a un pubblico vasto e diverso, qual è il nostro, un pubblico che spesso non ha quel background che siamo abituati a pensare che i pubblici hanno in Europa, anche forse in Europa oggi il background sta diventando un po' un problema, però da noi forse lo è, come dire, lo è ancora di più in qualche modo. E per cui l'importanza della narrativa della mostra, della storia che la mostra racconta, è per noi un aspetto fondamentale. Direi che due sono gli aspetti fondamentali per noi delle mostre, a parte il punto di base che la mostra deve essere fondata su un'expertise, su una ricerca, su conoscenza, e quanto susciti un dialogo con il pubblico, quanto sia in grado di presentare una narrativa nuova, nuove storie, storie diverse, idee originali, e quanto sia il suo impatto visuale, quello che appunto nel nostro workshop abbiamo definito il wow factor, cioè il fattore, come dire, sorpresa, che si basa anche sulla qualità della presentazione e sulla qualità degli oggetti che vengono presentati. Però voglio sentire... Il wow factor mi piace tantissimo. Il wow factor. Allora, Stevier, hai inanellato negli ultimi 3 anni una mostra più incredibile dell'altra. Hai riunito tutte le opere di Bertoldo, credo per la prima volta, dalla bottega. Hai la grande mostra su Canova, per ricordare solo quelle che ho visto io. Il tuo punto di vista su questo tema? Allora, secondo me c'è innanzitutto il titolo di questo webinar sul motore della ricerca, l'ho trovato molto interessante, e il modo in cui io penso il museo, se pensiamo a un parallelo con il corpo umano, no? Il cuore, il sangue di un museo è la collezione. La ricerca è i polmoni e l'ossigeno. Quindi, cioè, l'ossigeno e il sangue insieme fanno muovere un corpo umano. Cosa uno poi faccia con le gambe, con le mani, con la bocca, con la testa, sono modi, cose molto diverse. Ogni museo ha delle azioni diverse a seconda del centro, del punto di vista del museo, di dove il museo è geograficamente, cosa il museo contiene in quanto oggetti. Sono due cose fondamentali, cioè senza il cuore, senza la collezione, un museo non è quasi neanche un museo, cioè non esiste. E nello stesso modo in cui, se l'ossigeno non va al cuore, cosa facciamo con una collezione effettivamente morta, diciamo? Quindi, secondo me, sono due cose, come ho detto, fondamentali. I musei hanno una serie di grandi problemi, perché i musei in realtà sono delle strutture che sono relativamente nuove nella storia del mondo, diciamo in generale, che ancora faticano a capire loro stessi come funzionano e cosa fanno e cosa non fanno. Quindi c'è questo, uno dei problemi più grandi, secondo me, è questo stare in mondi diversi, cioè siamo nel mondo dell'educazione, dell'università, della cultura, o siamo nel mondo dello spettacolo, dell'intrattenimento. Non dico che bisogna essere in uno o non nell'altro, però come queste due cose vanno insieme. Quindi il problema delle mostre un po' è al centro di quello, perché la mostra, sono d'accordissimo con Davide, e penso di essere d'accordo con tutti in questo webinar, che la mostra deve essere basata su ricerca seria, su un'interpretazione della storia seria. E ricordiamoci che noi cerchiamo di parlare di fatti, ma noi parliamo di interpretazioni, cioè la storia è un organismo vivo che cambia, che viene interpretato da altri esseri umani in un altro momento nella storia. Cioè, come il Rinascimento viene visto nell'Ottocento o oggi o nel Settecento sono come quasi dei periodi diversi. Quindi come ci rapportiamo a questo e cosa facciamo con questo? Nessuno, io non ero nello studio di Leonardo quando Leonardo ha dipinto la Gioconda, quindi non vi so dire perché è stata dipinta la Gioconda, ma anche se ci fossi stato e gliel'avessi chiesto, probabilmente ci sarebbero altre versioni diverse, come sanno bene quelli che si occupano di arte contemporanea. Cioè, parlare con un artista non vuol dire avere
dei fatti definitivi e delle cose da presentare. Quindi, come usiamo gli oggetti come testimonianze del passato, andando indietro fino all'Egitto, la preistoria e tempi più recenti, come può essere un disegno architettonico di 20 anni fa? Come reinterpretiamo questi oggetti e cosa ci facciamo? La mostra è molto importante perché la mostra è un'occasione unica di portare cose insieme che di solito non si vedono insieme fisicamente. Ed è una cosa problematica perché mettere le opere a rischio nello spostarle da un posto all'altro è un rischio, non è una cosa che si può fare facilmente e senza prendersi questa responsabilità. Però devono anche avere un messaggio, devono aiutarci a capire qualcosa in un modo costruttivo, importante. E uno dei grandi problemi, secondo me, degli ultimi 50 anni è il fatto di questa costante creazione di mostre, tante delle quali inutili, fatte per questioni di numeri, per questioni di soldi, per questioni... E parte di questo è anche il problema, che è un altro problema grande dei musei, è cos'è un curatore. Cioè, c'è questa idea che chiunque è un curatore, no? Uno si sveglia la mattina e dice sono un curatore, faccio le mostre. E questo succede in Europa, succede in America, succede in tanti posti. Se uno ha un problema al cuore, va da un cardiologo. Non vai dalla prima persona che ti dice io sono, sì, guardi, le sistemo il cuore io. C'è un po' questo problema che il curatore non è considerato alla fine così seriamente. I curatori devono essere delle persone che hanno l'esperienza, che hanno il background universitario, la specializzazione in certi ambiti. E questo è un po' un rischio al momento dei musei e delle mostre, perché tante delle programmazioni che io vedo in tante istituzioni sono un po' basate su dei fattori molto vaghi, diciamo. Quindi, senz'altro, la mostra è uno dei fattori importanti del museo. Come dicevo prima, cosa uno faccia con le braccia, le gambe, la testa, sono cose diverse. È uno, ma non è l'unico. C'è poi la questione delle pubblicazioni, c'è la questione delle fellowship, come diceva Cristiano, e dell'educazione dei più giovani che escono dal mondo universitario e che cominciano a lavorare nei musei. C'è la divulgazione, soprattutto al giorno d'oggi, in modi diversi anche, attraverso le piattaforme online, attraverso tutta una serie di altre tecnologie che possiamo usare. Quindi ci sono svariati modi. Io sono d'accordo anche con Davide che il numero del pubblico per una mostra, per un museo, non è assolutamente il parametro di successo di un museo. E il problema è la questione fra qualità e quantità. Cioè è facile dire abbiamo 20 milioni di visitatori, l'anno prossimo ne avremo 30, quindi andiamo di bene in meglio. Come si quantifica la qualità? Questo è il problema, nessuno di noi sa quantificare la qualità. Cioè la qualità è come abbiamo cambiato il modo di pensare di 3 persone che sono state al museo la settimana scorsa. Cioè cosa abbiamo contribuito all'educazione di una scolaresca che è venuta al museo, cosa abbiamo contribuito a un visitatore che magari non era mai stato nel nostro museo prima. Quindi nel momento in cui questa cosa è poco, la qualità è poco quantificabile, il nostro problema è come spieghiamo che una mostra ha successo. Io sono d'accordo anche lì con Davide su tanti fattori, il wow factor e anche il fattore della posizione geografica. Cioè una mostra a Los Angeles significa una cosa diversa da una mostra a New York o una mostra a Roma. Cioè, facciamo un esempio, avere un quadro di Caravaggio a Los Angeles è una cosa importantissima per una città come Los Angeles. Avere una mostra di 30 quadri di Caravaggio a Roma è inutile. Cioè uno può andare a girare per Roma e vederli in ogni caso. Quindi questa è un po' la questione complicata, secondo me, delle mostre. Senz'altro ci vuole più attenzione alle collezioni, per cominciare. E anche da noi tutte le mostre partono dalle collezioni. Siccome la Giovanna vuole fare una domanda leggermente diversa, chiederei invece a Christian adesso di commentare questo. No, io sono molto d'accordo con quanto ha detto Xavier e anche con quanto è stato detto da Davide. Allora partirei dall'ultima cosa che ha detto Xavier riguardo al posizionamento del museo anche geografico e ricordo a tutti un libro che ho letto con molta attenzione di Montanari e di Trione, Contro le mostre, calato nel panorama italiano, in cui pongono un problema evidentissimo. Se voi guardate quante mostre si fanno in Italia e come invece vengono spesso dimenticate le collezioni permanenti, con delle cose poi schizofreniche, perché non viene visitata la Galleria di Brera e invece si vanno in posti, in gallerie che vengono pensate solo per far mostre, abbiamo davvero un problema. Allora capire su quale sia l'utilità delle mostre è fondamentale e rimettere al centro la ricerca, in Italia direi anche
ripensiamo davvero il nostro dettato costituzionale, l'articolo 9 e la connessione fra patrimonio culturale e ricerca e la connessione di questo con la Repubblica, che ovviamente significa lo Stato in tutte le sue articolazioni, ma significa ovviamente anche la Res Publica e i cittadini. Pensiamo ai dati OCSE, sono d'accordo con voi su un fatto che un museo debba essere valutato qualitativamente e non quantitativamente, perché un numero è molto sterile e io vedo sempre con molta tristezza che gli unici dati che ci vengono chiesti dal Ministero e che vengono pubblicati dai giornali sono quanti visitatori abbiamo avuto. Allora mi auguro che la contingenza attuale del Covid ci faccia ripensare dei paradigmi culturali, perché ho riaperto settimana scorsa e alla fine del primo weekend non ho voluto dare i dati dei visitatori, con i giornalisti che si arrabbiavano perché mi chiedevano ma quanti visitatori avete avuto, ma non ha senso, ma non è perché io non volessi dire che adesso ovviamente abbiamo un rapporto 1-10, come è ovvio che sia, perché abbiamo delle limitazioni dovute al Covid e quindi un contingentamento degli ingressi. Ma possibile che non riusciamo a ripensare un paradigma culturale tutti assieme, a capire, come diceva Davide, qual è quel public engagement? Cosa lascio io dopo una visita museale? Come colpisco quella scolaresca che viene, magari che visita per la prima volta un museo archeologico e forse sarà l'unico museo archeologico che visiterà, o quella famiglia che viene? Allora, guardate, vi do un esempio che per me è un museo guida, che è il Nordiska Museo di Stoccolma. Io lo chiamo il museo della democrazia archeologica compiuta. È un museo meraviglioso che parte dalla preistoria per arrivare al tesoro dei vichinghi, è un museo di civiltà, è un museo che pone delle domande molto forti che scuotono la società svedese e cerca di connetterle col tessuto sociale, ma è un museo che è fatto per gli svedesi, è fatto per le famiglie, è fatto per essere frequentati. Allora, nel ripensare il paradigma culturale dell'Italia, forse molti meno eventi spot, molte meno mostre in cui quello che conta è il vernissage, è l'essere visti ed essere presenti, e ripensare di più alle nostre gallerie permanenti, che molto spesso i dati ce lo dicono. In Italia in genere un museo viene rimodernato una volta ogni 83,5 anni, e molto spesso viene visitato, perché i dati quantitativi e statistici servono a questo, vengono visitati fino ai 18 anni, quando si viene portati con le scuole, poi c'è un gap incredibile fino a 45 anni, poi torni con i figli o magari tu porti i nipoti. Ecco, questo è il problema. Quindi in questo paese la fruizione culturale non viene percepita come un arricchimento che possa migliorare la nostra conoscenza e che ci possa rendere, se vogliamo, anche dei cittadini migliori, e non frequentiamo le gallerie permanenti. Ecco, su questo dobbiamo profondamente riflettere, perché abbiamo in effetti un problema. Guardate, forse io quest'anno sono stato fortunato, perché in genere anche al Museo Egizio apriamo ogni anno in primavera, un po' prima a marzo, apriamo una mostra, e che in genere è sempre una mostra di ricerca. In questo anno, fra l'altro, siamo davvero stati fortunati, perché avevamo questa mostra inaugurata l'anno scorso che si chiama Archeologia Invisibile, che voleva far vedere tanti di quegli aspetti di cui hanno parlato Davide e Xavier, cosa fa un museo, cos'è un curatore, cos'è la ricerca. Archeologia Invisibile significa: ti racconto la biografia dell'oggetto, in questo dialogo con il pubblico ti racconto le varie storie che un oggetto mi può raccontare, soprattutto per un museo come il nostro, che è un museo di civiltà e non un museo d'arte. E questa mostra ha un grande portato digitale e virtuale, e che è stato molto facile adesso trasferire in una piattaforma quando fisicamente le persone non potevano venire. Però perché non avevamo aperto una mostra quest'anno? Perché abbiamo rifatto completamente le sale introduttive del museo, che erano state aperte 5 anni fa, erano state rinnovate 5 anni fa, e adesso abbiamo deciso di rifarle. Le abbiamo aperte il 19 dicembre, quindi avevamo investito risorse in quelle e non potevamo permetterci di fare anche una mostra. E questo però mi ha fatto profondamente riflettere adesso, perché nel dialogo che citava prima Davide con il pubblico, quante volte le nostre gallerie rimangono indietro? Quante volte la ricerca va avanti, le interpretazioni mutano e noi non comunichiamo questo al pubblico? A volte mi chiedo quante degli aspetti di un museo, di quello che Xavier diceva, le gambe, le mani, la bocca, tutto quello che un museo fa,
quanto di queste cose è un discorso per interni e non viene comunicato al pubblico? Io mi sono chiesto, ma perché noi andiamo a scavare, pubblichiamo, andiamo nei convegni internazionali e poi dello scavo non comunichiamo al pubblico? Le narrazioni che facciamo nelle sale sono semplicemente l'evoluzione diacronica che potresti trovare in un manuale degli anni 60. E allora, ecco, su questo forse anche dobbiamo intervenire ed essere più reattivi nel cambiare anche le nostre interpretazioni rispetto agli oggetti, rispetto all'evoluzione della scienza, della disciplina, e trovare anche nuove modalità di narrazione. Ma io spero, per quanto concerne l'Italia, e mi ha fatto piacere sentire da Xavier che ha detto molto spesso, progetti espositivi fatti in un paese che invece ha una stratificazione culturale incredibile, in un paese in cui solo nella città in cui ho l'onore di vivere e di lavorare, Torino, si può andare dalla preistoria all'arte contemporanea, passeggiando poi una città che ti fa vedere i resti romani, medievali, rinascimentali, barocchi e neoclassici. Ecco, allora forse però manca questa percezione. Forse il museo ha un ruolo fondamentale adesso, che accanto a quella ricerca che abbiamo detto è anche quello di connettere, se mi permettete due parole latine, l'urbs con la civitas, riconnettere i monumenti con il tessuto sociale in cui sono inseriti. E su questo dovremo lavorare molto di più. Ho tenuto per ultima Giovanna Borasi perché volevo che lei ci parlasse di un aspetto singolarissimo, secondo me, su cui lei ha costruito il museo negli ultimi anni insieme a Mirko Zardini, che è il direttore precedente. Vale a dire questa idea, Giovanna, in cui voi, come dire, il museo esce fisicamente dalla città e va a creare, come dire, degli elementi del museo in giro per il mondo. E questa è la prima domanda. E poi la seconda, che vorrei sempre cominciare da Giovanna, è un po' un commento sull'oggi, sul presente, a partire da una domanda che ci ha fatto un amico in chat. Ma intanto, Giovanna, se vuoi raccontare il lavoro di CCA su questo. Certo, Guido, volentierissimo. Una riflessione comunque che volevo aggiungere a quello che è stato detto finora è forse effettivamente che negli ultimi anni i musei hanno assunto, diciamo, in maniera detta magari in maniera triviale, questa idea che il pubblico è come se fosse un cliente a cui io devo vendere qualcosa, intrattenerlo, eccetera. Quindi tutta questa macchina quantitativa è legata effettivamente quindi anche al successo, ai numeri, ma anche effettivamente a che cosa io riesco, come dire, a produrre in modo da, come dire, intrattenere e sì, come in maniera tribale in qualche modo vendere a questo pubblico. Anni fa, qualche anno fa, abbiamo fatto una mostra curata da un giovane scholar portoghese, Joaquim Moreno, che guardava, secondo me, in maniera molto interessante a un precedente inglese dove BBC e Open University avevano pensato veramente di creare una serie di corsi che erano diffusi dalla BBC in televisione prime time alle 8 di sera, in cui tutti ci si metteva davanti alla televisione. A quel punto c'erano due o tre canali della BBC e c'era un corso di storia dell'architettura. E quindi l'idea che questo fosse, come dire, un livello in cui tutta la popolazione dovesse avere una comprensione di questo. Come fare un corso a delle persone che non sappiamo neanche chi sono al di là, che guardano questo la televisione, quindi magari non hanno neanche alcun strumento base per nemmeno leggere una pianta, un disegno di architettura. La posizione che loro hanno preso era che per costruire questo corso non è importante how you teach, but how you learn. Quindi completamente cambiare il punto di vista su non la maniera in cui tu devi insegnare questa cosa o passare, come dire, il tuo messaggio, ma in quale maniera io lo devo fare per far sì che una persona apprenda. Quindi questo, che comunque è una realtà che era stata portata avanti da BBC Open University negli anni 70, mi sembra
assolutamente attuale in un mondo in cui a questo punto col digitale è tutto molto user oriented, e quindi alla fine tutto quello che noi vogliamo fare è cercare di capire come la persona dall'altra parte ci capisce, ci legge, e quindi effettivamente questa posizione crea, secondo me, un rapporto tra l'istituzione e il pubblico molto diverso, cioè è una questione di dialogo, non siamo più noi che diciamo delle cose, le buttiamo fuori e tu le devi assorbire, ma è come costruiamo questo dialogo, come devo parlare io diversamente perché tu mi capisca, o come ti devo ascoltare, quali sono i tuoi problemi in modo che io li possa incorporare. Allora, per noi, per esempio, questa questione sul pubblico è fondamentale ed è il modo in cui noi costruiamo, soprattutto nella nostra attività curatoriale, di capire quali sono le questioni oggi, soprattutto perché magari diverso dalle istituzioni che ci accompagnano oggi, noi abbiamo una componente molto contemporanea, anche se magari una mostra può avere gli oggetti poi magari sono di un altro tempo, ma come dire, la questione è sempre oggi, cosa sono le questioni che ci importano e che dobbiamo discutere oggi. Per fare questo, ritornando alla tua domanda, Guido, essendo un centro internazionale, essendo che anche la collezione dall'inizio, certo, è iniziata più come una collezione canadese o nordamericana, ma sempre più si sta espandendo a andare a toccare altre geografie. E quindi da tempo cerchiamo di capire come fai come istituzione a assumere anche un punto di vista che non è sempre nordamericano o una prospettiva western based, diciamo. E quindi sempre più stiamo cercando di capire come costruire questo. Quindi abbiamo iniziato un programma che è che abbiamo curatori in diverse parti del mondo. Quindi negli ultimi anni abbiamo lavorato per esempio in Giappone, dove ci sembra che ovviamente la cultura architettonica è molto presente, ma magari meno presente la questione delle istituzioni legate all'architettura. Ci sono adesso degli archivi nazionali che cominciano a collezionare, ma già l'idea di archivio è qualcosa che è molto distante dalla nozione che abbiamo noi. Quindi la nostra idea è come costruiamo questo dialogo, e quindi abbiamo un curatore giapponese che in questo dialogo ci dice quali sono le priorità in Giappone, quali sono le questioni che per loro sono importanti, e così costruiamo della ricerca che è legata a, come dire, alle loro priorità, ma che diventa attraverso CCIE qualcosa che poi diffondiamo a tutto il nostro pubblico. Recentemente abbiamo iniziato con un curatore a Buenos Aires, stiamo facendo un lavoro di ricerca grazie alla Mellon Foundation in Africa, sicuramente su una questione, è un progetto che si chiama Centering Africa, quindi che parte da scholars africani nel continente, a chiedersi effettivamente come possiamo costruire una storia che è effettivamente basata su altre fonti che non sono le fonti che tutti noi collezioniamo nelle nostre istituzioni. Quindi questo che cerchiamo di fare è anche un modo per effettivamente andare nel vivo di dove ci sono delle questioni e andare nel vivo ad ascoltare veramente qual è il punto di vista di curatori, scholars e ricercatori che sono lì e che effettivamente possono conoscere in maniera più diretta e attraverso anche la loro costruzione, come dire, della loro stessa cultura, riportarci quali sono, come dire, le questioni fondamentali. Questo ha un bellissimo nome, che è CCACO, nel senso che loro creano questi CCA temporanei per 3 anni a Tokyo, ad Addis Abeba, a Città del Messico. Quindi sono, come dire, delle protesi del museo, un po' scavano sul contemporaneo, un po' come tu fai in Egitto. Giovanna, vorrei lasciarti la parola perché c'è una domanda interessante di Sofia che dice: in che modo i musei, come istituzioni di ricerca che preservano e valorizzano il patrimonio, possono fare informazione e ricontestualizzare quel patrimonio che ora è sottoposto al fenomeno della cancel culture che leggiamo in questi giorni sui giornali? Cioè, questo è un tema che ci tocca a tutti, no? E so che su questo tu hai riflettuto molto nelle ultime settimane, Giovanna. Beh, sicuramente siamo, giustamente, anche perché siamo istituzioni culturali che quindi devono effettivamente dimostrare una leadership o, come dire, una direzione rispetto a questioni
etiche fondamentali che comunque che sono delle questioni della società, ma che sono anche parte del nostro contenuto nel momento in cui abbiamo artefatti o oggetti che in qualche modo testimoniano questi aspetti. Quindi il modo in cui noi li collezioniamo, il modo in cui noi li descriviamo è o li presentiamo, in che quadro è fondamentale rispetto a poi darne una lettura per il pubblico. Quindi c'è una responsabilità enorme nel momento in cui si mostra un oggetto, lo si contestualizza in una certa maniera, sia nella descrizione della collezione che nella mostra. Io penso che sia, ne parlavamo prima di entrare nella dimensione pubblica di questo webinar, sia fondamentale non nascondere i momenti in cui forse quello che deve fare il museo è documentare questi momenti di cambiamento, questi momenti in cui lo stesso oggetto in un certo momento è un monumento e in un secondo momento diventa l'artefatto che incorpora una questione di oppressione, di slavery, nel senso il museo dovrebbe effettivamente essere capace di ammettere e ricostruire questi momenti senza volerli né cancellare né mettere nel cassetto, ma ammettere effettivamente anche, come dire, la dimensione di complicità che c'è nell'istituzione a non avere magari messo in luce prima questi aspetti. Quindi è un momento dedicato, un momento in cui c'è bisogno per tutte le istituzioni di, come dire, aprirsi e mettere davanti e dire che cosa non abbiamo fatto o perché lo abbiamo fatto. È un momento per imparare molto, di ascoltare, e credo che sarà un momento interessante, e trovo che questo 2020, tra quello che il Covid ci ha chiesto di cambiare dal punto di vista anche strutturale per tutte le istituzioni, questo nuovo fenomeno di chiaramente qua in Nord America presente di proteste e di richiesta che le istituzioni cambino, può essere un'occasione incredibile per le istituzioni di veramente fare una rapida esame e capire effettivamente quali sono, non per saltare su questi due fenomeni come se fosse un'opportunità cinicamente, ma per fare effettivamente una revisione profonda di alcune modalità, sia all'interno delle istituzioni sia nel modo in cui ci relazioniamo col pubblico. Davide, dal tuo osservatorio californiano? No, sono d'accordissimo con quello che dice Giovanna. Ovviamente bisogna rispondere a quello che in qualche modo sta succedendo. Secondo me il nostro ruolo in qualche modo deve essere sempre quello di attirare l'attenzione, come dire, sui contesti, cioè perché i contesti, ricostruire i contesti, che è una delle cose principali che facciamo qui al museo, per esempio quando facciamo delle mostre, cioè l'importanza del contesto serve sempre per avere una big picture, cioè un quadro più vasto delle cose, dei problemi, delle problematiche. E quindi il contesto storico serve a spiegare tante cose. Noi al Getty, diciamo, facciamo molto questo lavoro riattivare le collezioni permanenti, lo fanno soprattutto, diciamo, la collezione di dipinti che abbiamo è quasi tutta esposta, ed esposta, come dire, in una maniera tradizionale, cronologica, dividendo le scuole pittoriche, eccetera. Però abbiamo molte collezioni che sono, per la loro natura, per la loro fragilità, conservate in deposito, come per esempio i manoscritti, i disegni, le fotografie. I miei colleghi dei vari dipartimenti, dei manoscritti, delle fotografie, dei disegni, hanno sempre l'opportunità di fare piccole mostre a rotazione
dove, come dire, in qualche modo, come dico io, appunto, riattivano la collezione permanente presentando selezioni di questi oggetti tematiche. E queste mostre spesso sono veramente l'opportunità per riflettere su fenomeni del passato che però hanno, come dire, una forte incidenza anche sul presente. Faccio due esempi che i nostri colleghi bravi dei manoscritti hanno fatto, stanno pensando recentemente. Una mostra è stata fatta in cui un po' anche noi dei dipinti abbiamo collaborato sull'origine della figura del re mago nero, quindi di Baldassarre, come, quando nasce nell'iconografia la figura del re mago nero, che ruolo ha, in quali situazioni, in quali perché, in quali contesti nasce, che cosa riflette, eccetera. Oppure in autunno è prevista una mostra, se, quando riapriremo si spera, sulle legata al momento elettorale, su che si chiama tirannia, propaganda, eccetera. Quindi, diciamo, in qualche modo si cercano di legare e di leggere, naturalmente, non di forzatamente attualizzare, non voglio dire questo, ma di leggere fenomeni del passato in un modo critico che ci aiutino a comprendere meglio le situazioni del presente. E credo che questo sia una cosa molto importante, che collezioni come la nostra, o come la FRIC, per esempio, o come, vabbè, il Museo Egizio, cioè che presentano artefatti, manufatti di culture, tra virgolette, lontane, diverse, apparentemente remote dalla nostra, invece che come si possa fare capire che una riflessione sul passato, una contestualizzazione del passato, spesso aiuta tanto a comprendere anche il presente. Ma Christian, tu a Torino, proprio in prima persona, hai fatto, secondo me, è stato un modello per tutti noi di un lavoro straordinario di integrazione, di apertura alla comunità anche egiziana di Torino, di fatto. Ci vuoi parlare di questo? Sì, beh, questo è un lavoro, come è appena stato detto, e peraltro, come ricordo, in un dibattito anche molto acceso, se ne è parlato a Kyoto nell'Assemblea Internazionale di ICOM a settembre, per cercare di ridefinire il ruolo e la funzione del museo. Dopo un dibattito molto acceso non ci siamo trovati d'accordo e ci stiamo ripensando, però è vero che i musei hanno avuto anche una trasformazione negli ultimi anni, fra quello che era il object-centered museum verso il visitor-centered museum, e a volte perdendo un po' l'equilibrio e cercando di trovare, di tenere la barra dritta, di trovare un equilibrio giusto fra quello che è la agency, quello che gli oggetti ci danno, l'influenza che questi oggetti, riprendo una parola che ha usato prima Davide, che mi piace molto, il dialogo in cui noi ci mettiamo con gli oggetti, una categoria del resto che gli antropologi usano spessissimo, il dialogo fra soggetto oggetto, e a me piace anche chiamare gli oggetti questi frammenti di memoria delle civiltà che ci hanno preceduto, delle generazioni che ci hanno preceduto, e sono il mezzo che ci permettono di essere in dialogo con le generazioni precedenti. E allora una collezione come la nostra non poteva che riflettere in primis sulle relazioni fortissime che le due sponde del Mediterraneo, che adesso sembrano così lontane, in realtà hanno avuto per millenni, e lo hanno avuto non solo a livello del collezionismo, ma ce l'abbiamo dall'11 secolo avanti Cristo, quando i Fenici cominciano a portare sulle coste italiane egiziaca raccolgono nel nord dell'Egitto e poi vendono in Italia, o quando nel VI secolo avanti, nelle tombe fuori Pompei, troviamo manufatti egizi per segnare lo status symbol, o pensiamo ovviamente ad Augusto che sconfigge Marco Antonio e Cleopatra, e poi comincia il trasporto degli obelischi, tanto che fra Roma e Firenze abbiamo ben 13 obelischi eretti in Italia, più che l'Egitto, e adesso non so se avete visto l'Egitto in piazza Tahrir, proprio nella piazza simbolo del Nuovo Egitto, è appena stato rieretto un obelisco facendolo venire da Tanis. Ebbene,
non potevamo, il nostro museo non può prescindere da un concetto fondamentale, che la nostra esistenza stessa non sarebbe possibile se le nostre popolazioni non avessero dialogato per millenni, e il nostro museo è frutto del rapporto con l'Egitto e della generosità del popolo egiziano, perché ci dimentichiamo molto spesso come l'Egitto sia stato devastato nel cosiddetto periodo dei consoli e quanti oggetti e collezioni siano state portate via dall'Egitto. E allora per me era naturale dire che noi siamo la casa di tutti e siamo soprattutto la casa di quel 1,5 milioni di egiziani che vivono nel territorio italiano, molti dei quali non sapevano che esistesse il Museo Egizio. Allora un modo per rivolgersi a loro era intanto fare delle scelte precise. Le didascalie nel nostro museo sono in italiano, in inglese e in arabo. Abbiamo deciso che il Museo Egizio si chiama Museo Egizio, non viene più tradotto in inglese perché deve diventare iconico e tutti devono sapere che il Museo Egizio è a Torino, con una eccezione però, il Matat Masri, ovvero Museo Egizio in arabo, che è scritto fuori anche nei banners. E abbiamo fatto anche delle politiche di avvicinamento. In genere, proprio in questi giorni, noi celebriamo la festa internazionale del rifugiato, o come tanti musei al mondo, e facevamo un avvenimento molto visitato che era Io sono benvenuto, dove italiani e nuovi italiani venivano a visitare le nostre collezioni. Allora in questo mi collego anche ai fatti di grande attualità che stiamo tutti vivendo e alle parole che sono state dette prima di me, perché io ritengo che sia importante sempre riflettere sul fatto che il museo non sia una società sospesa. Lo diceva prima anche Xavier, i musei sono relativamente recenti. Dal 1970 ad oggi c'è stata un'esplosione di musei nel mondo e viviamo nella società, siamo un prodotto anche della società contemporanea e con la società dobbiamo essere in dialogo. E lo dobbiamo essere anche su fatti che ci riguardano profondamente. Mentre stavate parlando della damnatio memoriae che stiamo vedendo in questi giorni, ho riflettuto su quanto un museo archeologico come il nostro su questo potesse far riflettere, su quanto si sia voluto cancellare la memoria del faraone eretico Akhenaton, o su come il papiro regio, il canone regio, forse il papiro documentario più importante che abbiamo al Museo Egizio, con una lista cronologica dei faraoni, abbia operato una selezione appunto per dannazio memoria. Qualche nome di faraone, a partire da quello di Akhenaton, non è presente. E allora forse un museo potrebbe in questo momento anche dire che la storia non si può cancellare. Un'istituzione culturale, un'istituzione di ricerca può offrire degli strumenti interpretativi, ma non è con la rimozione dei simboli che si riscrive la storia. La storia è lì e sulla storia dobbiamo riflettere. E forse la presenza di simboli con i giusti modelli interpretativi, un monumento può non essere più un monumento, può rimanere lì, può essere interpretato in maniera diversa. Però attenzione a cancellare i segni della storia, perché i nostri musei ne sono l'esempio. Io come egittologo quanto vorrei avere più informazioni sugli Hyksos, quanto vorrei avere più informazioni su Akhenaton e sulla fine di Akhenaton, e quanto vorrei che il suo nome non fosse stato cancellato, rendendo il nostro lavoro complesso per cercare di ricostruire con i frammenti che abbiamo un periodo di storia così importante. Xavier, tocca a te chiudere il nostro webinar. E la domanda quindi che è uscita alla fine è solo una, cioè come il museo può essere rilevante oggi? Mi lasciate con la domanda. Un piccolo dollari. Il museo deve essere rilevante. Cioè sono d'accordo con quello che hanno detto tutti gli altri sul panel di oggi. Il museo è nella società, il museo è parte della civiltà, è parte della città, dello stato, del luogo geografico e del luogo politico, sociale in cui siamo. Camminiamo su una corda molto tesa e molto complicata da gestire, perché non possiamo occuparci di tutto, non possiamo prendere posizioni politiche, ovviamente non possiamo prendere posizioni rispetto a tematiche problematiche per quanto riguarda religione, per quanto riguarda tante cose nel mondo. Però l'arte è, per quanto ne penso io, il meglio dell'essere umano, cioè l'essere umano che produce arte
è uno dei grandi contributi rispetto alla natura, rispetto a tante altre cose che abbiamo intorno. Quindi va valorizzato, va capito. Uno dei problemi di adesso, secondo me il più grave, è che c'è questa idea che quello che non ci piace della storia va eliminato, va nascosto, va messo in un cassetto, come diceva Giovanna. No, va confrontato. Dobbiamo svegliarci e guardare fuori dalle nostre porte, dalle nostre finestre, capire che ci sono problematiche di immigrazione, di incomprensione, problematiche globali, ed affrontarle e capirle rispetto a quello che è venuto prima di noi. E possiamo andare indietro, appunto, fino all'Egitto e capire che gli esseri umani hanno ripetuto tanti errori, tante delle cose che succedono oggi sono già successe, la gente ha reagito in modi diversi, e cancellare dei pezzi di storia non ci aiuta ad andare avanti. Anzi, bisogna confrontarsi con questi pezzi di storia e capire da dove sono venuti. Non capiremo mai chi siamo noi se non capiamo chi erano i nostri genitori, chi erano i nostri nonni, chi erano i nostri bisnonni. Quindi il museo, ma anche l'università, anche tante altre istituzioni culturali, hanno questo dovere, secondo me, adesso, fondamentale, più che mai, di aiutare la società ad andare avanti. Se veramente crediamo in un mondo civile, in un mondo che va di progresso in progresso, piuttosto che un mondo che peggiora, e potrebbe anche essere così, dobbiamo diventare dei paladini della civiltà, dei paladini della comprensione, dell'ascolto, perché tanto è ascoltare, capire. E io mi rendo conto che da quando lavoro nei musei ci sono delle problematiche che non mi erano neanche mai passate per il cervello, che a un certo punto ti confronti con un problema, e che può essere un problema molto legato a New York rispetto che a Torino, o a Los Angeles rispetto che a Toronto. Cioè ci sono delle problematiche anche molto precise, e poi ovviamente quelle più ampie. Quindi assolutamente dobbiamo tutti capire di più quello che succede intorno a noi e cercare di rendere i musei rilevanti, perché se no veramente lavoriamo nei cimiteri. Questa è la problematica. Il museo deve essere un organismo vivo, non può essere un organismo morto, bloccato e che non va avanti. Guarda, cimiteri non ne ho visti oggi, dalle vostre parole, francamente, anzi, fa un grandissimo piacere poi avere tanti amici, e devo dire che diverse mostre ho fatto con Davide, adesso sto facendo con Sevia, spero con Christian, però una cosa che non vi ho mai detto è che il modo di fare mostre, il modo anche di fare Bembo e Manuzio, è tutto nato dopo che avevo visto una mostra di Giovanna Borasi, una mostra favolosa che si chiamava sui viaggi delle idee, su come le idee si muovevano da una civiltà all'altra, da un mondo all'altro, no? Quindi mi è piaciuto moltissimo poter parlare con voi oggi. Ringrazio tutti, mi scuso se le molte domande che arrivavano in chat non riuscivano ad avere una risposta, ma cercheremo di farlo nei prossimi giorni. Grazie a tutto, grazie a Francesco Marcorin per il lavoro, grazie ad Antonio Facconi per la regia, e al prossimo webinar. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.